noi a Mattina Live siamo anche in compagnia, lo vedo già qui con noi, con un giovanissimo attore che ha fatto per l'appunto il suo debutto lo scorso anno in due pellicole di altissimo livello, in cui è stato sul set con il Davide Donatello, Tony Sperandeo e anche oggi con gli attori internazionali Danny Trejo e Natalie Byrne. Si dice che chi ben comincia in realtà è a metà dell'opera, e lui lo sa benissimo, perché il nostro ospite per l'appunto ha iniziato nel migliore dei modi e qui si racconterà per noi. Il buongiorno ad Emilio Franchini. Ciao Emilio, ben trovato. Buongiorno a voi, come state? Bene, grazie. Bene, un piacere di ritrovarti e insomma conoscerti quest'oggi, perché Emilio, in realtà noi parliamo di questa tua nuova e esordiente carriera, no? Con un debutto, e che debutto, perché in Medium esordisci con il Davide di Donatello, Tony Sperandeo, quindi già una grandissima esperienza puoi vantare alle tue spalle. Beh sì, effettivamente è stata una sorpresa anche per me, perché venivo da esperienze minori, avevo fatto insomma dei percorsi diversi facendo film con poche pose, quindi è stato per me un onore fare il primo film da protagonista a fianco di Tony Sperandeo, di un grande del cinema italiano, quindi sono veramente orgoglioso e soddisfatto di questa esperienza, la porterò sempre nel cuore. Poi con lui ormai ho un rapporto più che amichevole, quindi per me è un confidente, è una persona che mi sta vicino fuori dal set, sul set. Mi supporta sempre. È importante questo aspetto da non sottovalutare, e tra l'altro lo ricordiamo anche che questo ha avuto grandissimo successo. Qual è stato il segreto secondo te, Emilio? Non ho capito la domanda. Del film. Insomma, l'opera ha ottenuto un bel successo. Qual è stato il segreto? Ma il segreto sicuramente è stato che è un film diverso dagli altri horror, perché non c'è prettamente appunto come genere solo horror, ma inizialmente questo film ti dà tutta un'altra impressione, perché sembra un film di genere thriller, di genere di questi ragazzi un po' di borgata che fanno le rapine, ti confonde un po' le idee, secondo me non ti dà subito non ti identifica subito che potrebbe essere un film horror, capito? Chiaro, tra l'altro è con un grande successo per questo tuo debutto, ma che in realtà segue, no Emilio? Perché dopo Medium arriva Una preghiera per Giuda, dove ecco riesci a confrontarti e ad essere sul set con Danny Trejo e Natalie Byrne. Anche questa è una bellissima esperienza. Che cosa ti ha lasciato? Beh, questa secondo me è stata per adesso il mio gioiello, perché comunque dopo un film da protagonista dovevo pure diciamo tenere le aspettative alte su chi ha puntato su me, su regista, su appunto tutte le persone che hanno scelto quel ruolo per me. Quindi io mi sono impegnato tantissimo, sono stato pure prima di girare, sono stato un mese appunto con Sperandeo, perché lui è mio papà nel film. Diciamo che Tony Sperandeo, anche qui sei sul set con lui, ti ha preso un po' sotto la sua ala protettrice, quindi sì, mi ha fatto venire a Palermo da lui, mi ha accudito, mi ha tenuto lì con lui, abbiamo studiato, diciamo che ho proprio preso questo film come su tutti gli aspetti. Io dovevo studiare lui come si comportava fuori dal set, com'è nella vita normale, capito? Perché comunque dovevo fare suo figlio e volevo sapere bene, conoscere benissimo lui. È cosa che sta accadendo, e sicuramente ti ritroverai anche nei prossimi progetti, io credo, se sia partito così questo rapporto così empatico. No, ormai il rapporto è veramente unico, è una persona dolce, carina, lui... Perché gli attori hanno dei momenti un po' depressivi, no? Perché quando stai sul set sei felice, sei contento. Sei alto, e poi invece... Magico. Soprattutto se sei il protagonista, vivi quei momenti splendidi, magici. E poi di contrasto invece quando non sei sul set un po' ci si rabbuia.
quando stai a casa o comunque non vivi quei momenti ti senti un po' triste, quindi lui mi sostiene sempre, mi chiama, non ti preoccupare, non mollare, arriveranno progetti. Arriveranno altri, lo diciamo anche noi Emilio, arriveranno altri progetti. A proposito di progetti, quelli che arriveranno e ne saranno a IOSA, ne sono sicura, quali a questo punto ti chiedo però i sogni, no, di un giovane emergente attore che però può già vantare delle esperienze di altissimo profilo, quelle che stiamo raccontando per l'appunto al nostro pubblico di Mattina Live, Emilio. Allora, intanto sono proprio curioso, non vedo l'ora che appunto escano questi due film sulle piattaforme, perché li ha presi una distribuzione importante come Minerva, quindi credo che usciranno nelle migliori piattaforme, quindi non vedo l'ora che escono là. Poi ti dico la verità, ci sono tanti progetti, uno addirittura l'ho scritto io, ho fatto una sceneggiatura con un sceneggiatore importante di livello. Quindi sto valutando, sto aspettando, tramite il mio agente stanno arrivando delle offerte, delle situazioni, ho fatto due provini importanti che non posso dire con chi, quindi sono in attesa. Siamo in attesa, faccelo sapere però Emilio, ma sicuramente ti sarai già confrontato con Tony per decidere poi il da farsi o a quali accedere e su quali progetti impegnarti maggiormente. Ma sì. posso chiederti Emilio, com'è che ti sei avvicinato a questo mondo così particolare e altrettanto complesso? Tu che tra l'altro provieni dal mondo del calcio e nel mondo attoriale hai brillato, ma sicuramente eri brillante anche in quel mondo. Come mai questo passaggio? Allora, guarda, è un po' complicata, un po' complessa, perché io ho finito di giocare a calcio a Lugano, in Svizzera, ho abitato in Svizzera, poi mia madre ha avuto dei problemi, quindi io ho deciso di tornare in Italia a smettere con il calcio e poi ho iniziato un altro percorso, ho fatto pugilato, ho fatto dei match, ho fatto insomma 7-8 anni di box perché ero un po' nervoso di quello che stava accadendo attorno a me. Però poi a 20 anni io avevo fatto delle comparse su delle serie televisive, Che Dio ci aiuti, altre serie, quindi mi era sempre piaciuto, ero sempre stato affascinato dal mondo del cinema, della televisione, però poi la vita, sai, non ti porta sempre dove vorresti andare. Poi a 29 anni invece, tramite social, che comunque già ero un po' conosciuto qui a Roma, mi sono riavvicinato nel mondo del cinema, appunto rifacendo qualche comparsa, facendo qualche posa di qua e di là. E poi alla fine, niente, è arrivata l'occasione, ringraziamo Dio. È stata una scelta del destino, no? Che un po' è calata dall'alto, possiamo dire. Sì, si vede che era il mio destino. Esatto, è il tuo destino e sarà il tuo destino. Sì. Complimenti al nostro Emilio Franchini, giovanissimo attore, per l'appunto che aspetteremo di vedere in queste due pellicole di cui abbiamo raccontato. È un mega mega in bocca al lupo e Tony Sperandeo, tanti saluti anche a lui. Grazie, grazie veramente, saluti a voi. Grazie, grazie e complimenti, un grande abbraccio a